Paesaggi di gusto ancora in vostra compagnia, ancora una scoperta meravigliosa, questa volta sulla splendida collina di Torino, perché abbiamo raggiunto un ristorante storico, giudice dal 1944. Caro Carmelo Damiano, grazie per aver aperto le porte della tua realtà, del vostro bel locale, delle cucine. E beh, oggi devi parlare, devi raccontarci un po' di cose. Grazie a voi di averci coinvolto in questa bella iniziativa. Ho detto collina di Torino, città meravigliosa, collina straordinaria, sì. E locale storico, sbagliato? Locale no. Storico assolutamente no. Locale storico perché la famiglia arrivava dalla zona delle Langhe, ecco. Acquista questo vecchio locale, fa una specie di tabaccheria, si segue il lascia raddoppia con la vecchia televisione, si fanno i picnic, si vende il pintone del vino, proprio la tradizione torinese storica. Anche perché una volta dalla città andare in collina era già una scampagnata. Era già una scampagnata, assolutamente sì, si prendeva il tram, era come andare in treno qui. Quando arrivate voi però, tu con i tuoi collaboratori? Noi siamo qui, io e Granato Marco, dal 1991. Ecco. Prima come dipendenti, nel 2001 lo rileviamo, acquistiamo e poi da lì inizia questa avventura fino ai giorni nostri. E se siete qui da tanti anni è perché continuate a lavorare molto bene, perché in tanti me lo hanno detto. Però tu hai preparato delle cose, anzi voi avete preparato delle cose particolarissime. Da cosa iniziamo, caro Carmelo? Iniziamo direi da un antipasto. Sì. Un antipasto che abbiamo presentiamo un agnello in due servizi. Quindi abbiamo una versione cottura sottovuoto e poi passata in padella e una versione invece dentro una piccola tapas alle 5 spezie. Abbiamo messo una crema di mango, una crema di patate. Se coinvolgiamo anche il direttore di sala, nonché sommelier Diego, che dici? Assolutamente sì. Chissà cosa ci serve, io penso che di sopra cosa potremmo bere? Potremmo bere questo Monterossa. Bollicina. Una bollicina, siamo in Franciacorta. Prego, prego, Diego, fai che entrare benissimo in scena, perché insomma parlare va bene, ma anche bere qualcosa di buono va ancora meglio. Intanto che Diego ci serve le bollicine Franciacortine, Carmelo caro, dopo l'antipasto passiamo al primo, che è particolarmente bello da vedersi, ma straordinario da mangiarsi. Per il primo abbiamo pensato di coniugare quelle che sono le nostre origini con la terra che oramai è nostra fondamentalmente. Sì, sì. E quindi siamo andati su un tagliolino stirato in casa all'uovo. Sì. Abbiamo messo una crema di cime di rapa, le acciughe del Cantabrico per ricordarci che siamo anche un po' europei e poi questo sugo d'arrosto della terra che ci ospita. Hai assolutamente visto? Sì. Ecco, guarda, un abbinamento. Mi piace molto il fatto di ormai questa terra che è nostra. La terra è nostra. È logico. Assolutamente sì. Questa volta è arrivato un altro vino, un bianco fermo e un... Siamo su un Salidoro. Ah, bene. Chardonnay Sauvignon. Perfetto. Un uvaggio misto. Bene. E allora, lasciamo il tagliolino e andiamo direttamente al secondo piatto. Per il secondo abbiamo pensato invece al Mediterraneo. Siamo qui su un torno rosso. Sì. L'abbiamo abbinato sempre in questo... idea di scambio di sapori con le puntarelle, un concassé di pomodoro e le patate rat. Hai questa visto patata piccolina francese. E a questo punto invece vedo arrivare un vino rosso, perché non è detto che bisogna sempre... è vero, il pesce no. Si abbina con cosa ci piace. Con cosa ci piace, bravissimo. La cucina è cosa ci piace. Cosa beviamo? Beviamo una fresa, siamo un Soli di Jules, sempre di tenuta Santa Caterina. Benissimo, interessante. Perciò siamo nell'astigiano. Esatto. Poi c'è Corina in cucina che lavora con voi, che ha preparato il dolce. Preparato il dolce, siamo su una via di mezzo tra l'inizio della primavera e la fine dell'inverno. Qui in collina la primavera tarda un pochino di più rispetto alla città. Siamo andati su delle pere cotte in uno sciroppo di zucchero un po' aromatico con del pepe di Sichuan, una piccola arlette, una frolla alla cannella e il gelato alla crema che facciamo noi in casa, leggermente aromatizzato al limone. Crema di cassis a completare il tutto. Siete bravissimi. Allora, Carmelo Damiano con i suoi collaboratori, con il suo staff di lavoro, vi attende qui da giudice. Qui stiamo in strada comunale Valsalice, Salice, 78. Al 78, sì. Locale storico, come abbiamo già detto più volte, dal 1944, rappresenta sicuramente la gastronomia torinese. Amico caro, queste cose sono molto belle, ma non le mangiamo. Io questa sera vorrei fermarmi però, mi inviti a cena, posso? Assolutamente sì. Cosa mi farei mangiare? Un menù particolare, dai, vi facciamo assaggiare qualcosa di molto particolare. Spara, siamo andati spara. su una...
su un Torino-Milano, una battuta al coltello fatta alla milanese, quindi con una crema di zafferano e il midollo. Bello. Andiamo su un risotto all'Indian Coffee e poi un baccalà che abbiamo fatto con il cioccolato bianco e il frutto della passione. No. Sì. Mi fermo a giochiamo un po'. Grazie ai nostri tecnici, l'attenta regia di Pietro Marcellino. Con cosa prendiamo? Quale preferisci? Le bollicine. Vai, bollicine Franciacortine. Da giudice. A voi. Nella bella collina torinese. Ciao, alla prossima.